E così il ragazzo, dato per morto, ritorna al suo popolo, alla sacra Sparta, da re, il nostro re, Leonida. Sono passati più di 30 anni da quel lupo dal freddo inverno. E oggi come allora, una belva si avvicina, impaziente e sicura, assapora il pasto imminente. Ma questa belva è fatta di cavalli e uomini, di spade e lance. Un'armata di schiavi vasta oltre l'immaginabile. Pronta a divorare la piccola Grecia, pronta a soffocare la sola speranza che ha il mondo di giustizia e ragione. La belva si avvicina ed è stato Re Leonida, proprio lui, a provocarla. Nelle Termopili, marciamo. Nello stretto corridoio, marciamo. Nella bocca dell'inferno, marciamo. Spartani, i migliori soldati che il mondo abbia mai conosciuto. Noi Spartani discendiamo da Eracle, il prode Leonida, la testimonianza della nostra discendenza. Prima di mezzogiorno voi diverrete cadaveri. 100 nazioni dell'impero persiano stanno per piombare su di voi. Le nostre frecce oscureranno il sole.